da dove è nata l'esigenza di creare un portale come quello della scienza nei musei, se da un ambiente scolastico, dall'ambiente scientifico, in che modo vi relazionate con questi ambienti? Ma allora, il progetto è nato perché c'è un'esigenza, che è quella di mettere a fattor comune una serie di risorse disponibili ma non utilizzate come si potrebbe. Quindi è uno di quei, a mio parere, casi fortunati nei quali ci si può mettere assieme e lavorare utilizzando le competenze, in questo caso di un'impresa o comunque di una fondazione di impresa come la Fondazione IBM Italia, la competenza specifica di un'importante istituzione culturale come la Città della Scienza qui a Napoli, e poi le scuole, che sono ovviamente il cardine attorno al quale noi vorremmo costruire questa iniziativa. Quindi è nata come un'iniziativa volta a valorizzare le risorse presenti sul territorio nazionale. Consideriamo che noi abbiamo circa 600 istituzioni dove, tra science centers vero e proprio, musei della scienza o altre istituzioni nelle quali sono presenti importanti collezioni scientifiche, che potrebbero arricchire ulteriormente l'offerta didattica che le scuole possono mettere a disposizione della propria utenza. Quindi quello che noi vogliamo fare con la scienza nei musei è creare un luogo sulla rete, un luogo aperto, aperto a tutti, che tutti possono, volendo, contribuire ad arricchire, in modo che le scuole possano valorizzare la presenza sul loro territorio dei centri scientifici, che sicuramente integrano moltissimo la formazione scientifica di cui abbiamo molto bisogno nel nostro paese. Certo. Mentre desideriamo sapere in che modo e che tipo di collaborazione avete attivato con i musei scientifici o comunque con i centri di scienza che sono vostri partner. Ognuno in questo caso mette, diciamo così, a fattor comune appunto le competenze distintive che possiede. La Fondazione IBM Italia è impegnata da tempo, da ormai 15 anni, nel favorire l'utilizzo delle tecnologie per la didattica. La Città della Scienza di Napoli naturalmente ha un ruolo fondamentale nel favorire lo sviluppo della cultura scientifica, e le scuole ovviamente fanno quello che devono fare. Quindi è un po' questo quello che abbiamo cercato di fare, di utilizzare ognuno le proprie competenze per la creazione di un progetto che, ripeto, è un progetto aperto. Noi oggi presentiamo l'avvio di un percorso che vorrebbe coinvolgere altre scuole, altre istituzioni museali, altre imprese anche, perché il mondo delle imprese è ricco di iniziative, ma molto spesso queste iniziative magari sono conosciute in un'area particolare o in un settore di mercato, mentre invece potrebbero essere un ulteriore arricchimento per l'offerta formativa e didattica che le nostre scuole possono mettere a disposizione degli utenti. Quindi è un po' questo quello che vorremmo fare. E l'idea è nata anche, devo dare atto alla Città della Scienza, grazie alla grande e all'ormai consolidata collaborazione che sin dall'inizio della vita della Città della Scienza la Fondazione IBM Italia ha sviluppato con questa importante istituzione. Un grosso in bocca al lupo quindi per questo nuovo progetto. Grazie, grazie. Grazie a voi.